Dopo il buon risultato alle scorse amministrative a La Spezia, dopo l'ottimo risultato di Ostia, il prossimo obiettivo è il Parlamento? Sicuramente Casa Pound può superare lo sbarramento del 3% nazionale e mandare i suoi militanti in Parlamento. Questo è il nostro obiettivo e pensiamo di farcela. Oggi siamo qui a presentare un programma politico perché a noi piace parlare di politica piuttosto che fare polemica. Lei ha definito il blitz di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica inopportuno. Perché? Sì, è inopportuno. Se uno ha qualcosa da dire a un mezzo di informazione, fa della controinformazione. Noi abbiamo mandato in edicola una rivista, abbiamo un quotidiano online, quindi ci muoviamo in questo senso. Se si vuole contrastare un tipo di... è vero, l'informazione è a senso unico, in qualche maniera sembra pesantemente indirizzata politicamente, ma si contrasta con la controinformazione, non con le manifestazioni sotto i giornali. L'ultima domanda, dopo questo convegno ci sarà l'inaugurazione della sede qua alla Spezia. Sì, è una delle ultime sedi, mi pare che siamo a 105 in tutta Italia, quindi è uno dei movimenti sicuramente più diffusi sul territorio nazionale, tutto questo fatto solo con i nostri soldi, senza finanziamento pubblico. Da qui anche, diciamo, la grandezza del movimento e la considerazione che superare questo 3% è possibile.